Allora, amici di Calcio Pazzo, mentre si stanno battendo i calci di rigore perché Chelsea, Eintracht è finito 1-1, interveniamo proprio sul rigore sbagliato dal capitano del Chelsea che si vedeva insomma che lo ha tirato in maniera troppo frettolosa, come a dire fammi levare sta patata bollente il più presto possibile, e infatti è stato molto bravo Trapp. Quindi in questo momento Eintracht in vantaggio a casa del Chelsea, sta vincendo ai rigori. E intanto l'Eintracht continua a segnare, e che possiamo dire, analizzando intanto la partita, un Chelsea migliore nel primo tempo, che ha folate soprattutto sulle fasce impensierisce l'Eintracht. In una di queste folate Loftus-Cheek porta in vantaggio, si infila da sinistra, si accentra, lo vede nel corridoio, viene servito e porta in vantaggio. L'Eintracht nel primo tempo mi sembra, se non ricordo male, è stato pericoloso soltanto con un tiro al volo di Da Costa, dove Kepa è stato bravissimo a deviarlo quasi sotto al set. Intanto vediamo il rigore di Jorginho. Parte Jorginho, molto bello, molto bello, fa anche un saltello. Nel secondo tempo invece si riparte subito in pratica con il pareggio, se non sbaglio, dei primi minuti. Jovic, che fa una sorta di elastico, prende in giro David Luiz, che se lo perde, si ritrova solo davanti a Kepa e lo batte. Quindi 1-1. Nel secondo tempo è stato un Eintracht sicuramente migliore, che ha tenuto il pallino per buona parte del tempo. Il Chelsea qualche ripartenza per impensierire, poi c'è stata l'entrata di Zappacosta che ha un po' vivacizzato. Intanto l'Eintracht rigore, vediamo un po'. Mamma mia! L'ha tirato centrale, il portiere non si è mosso e fortunatamente ha chiuso le gambe, perché sennò gli passava sotto le gambe. Quindi rigore parato, in questo momento parità. Dicevo che Zappacosta ha dato molta vivacità alla manovra, tra l'altro lui stesso ha tirato due volte in porta. Sì, ha chiuso proprio le gambe il portiere. Ha tirato due volte in porta e ha salvato sulla linea un gol quasi fatto da parte dell'Eintracht. Lo stesso David Luiz, che è croce e delizia perché si è fatto perculare da Jovic sul gol del pareggio, ma anche lui ha fatto un salvataggio sulla linea. Non mi è piaciuto per niente Pedro quando è entrato, è stato impalpabile. Attenzione, David Luiz, rigore, il tiro, il gol. David Luiz, dico Pedro, non mi è piaciuto per niente, mentre invece Hinteregger fortissimo, ragazzi, un Pietro Bjerkaud, per fare un esempio, insomma, su ogni pallone. Tanto ringraziamo per i colpi di tosse che ci fanno da colonna sonora di questo video. Abbiamo visto anche un passaggio. Eintracht, quindi quinto rigore, attenzione, quinto rigore. Comincia a essere abbastanza decisiva la situazione. Eintracht al tiro, parata, parata, parata. E adesso ci sarà l'ultimo rigore da parte del Chelsea. Se segna, vince. Vediamo. Vediamo l'ultimo rigore. Io non so manco chi è questo che ha tirato il rigore. Fin momento aveva segnato De Guzman, Jovic e Haller. Anzi, Haller, Jovic e De Guzman. Con l'ordine, capirei, Hazard. Hazard per l'ultimo rigore. Hazard per l'ultimo rigore. Fine, Chelsea in finale contro l'Arsenal. Un saluto e sempre, sempre, sempre caccio paccio.